Senatore Pasquale Viscoli, perché i cittadini dovrebbero votare no a questo referendum in maniera molto chiara? Ma i cittadini dovrebbero votare no perché la riforma delle istituzioni è diventata addirittura indispensabile, perché noi ci troviamo in Italia di fronte ad una crisi di sistema e ci troviamo di fronte ormai, o dovremmo trovarci di fronte ad una consapevolezza diffusa, che la qualità del sistema istituzionale incide sulla competitività del sistema economico e quindi ha un rilievo fondamentale ed importante per la competitività del sistema paese. Si vota no, io voto no, perché in realtà questa non è una riforma, questo è uno spot, e non solo, è uno spot che determina delle conseguenze di disequilibrio nell'assetto costituzionale e come dire, che determina un paradosso. Si lotta la casta per affermare l'oligarchia, senza neanche determinare quegli elementi di risparmio reale sostanziale che molti utilizzano per argomentare di pancia, diciamo così, la scelta referendaria, perché in realtà ben altre sono le scelte che bisogna compiere per migliorare la qualità del sistema e per determinare una produttività del Parlamento che certamente deve essere riformato, ma deve essere riformato con una riforma complessiva di sistema e non con un intervento come questo che rischia di creare più problemi di quelli che dice di affermare. Per cui io chiedo soltanto ai cittadini un voto riflessivo, una scelta riflessiva, di riflessione sull'impatto che determina questa. E poi è legittimo votare sì, come è altrettanto legittimo votare no. Io voto no per una serie di ragioni di carattere di merito, ma anche di carattere politico, perché nel frattempo il referendum è diventato un'altra cosa, cioè non è più solo il quesito referendario, è diventato un momento di grande rilievo politico, di rilievo politico costituzionale. Perché? Perché da una parte c'è stato lo scambio Costituzione-Governo e addirittura Partito Democratico e 5 Stelle hanno fatto diventare il sì al referendum e il sì alla legge elettorale proporzionale i due pilastri su cui è nato e si regge il governo. È evidente che non si può accettare questa impostazione e questa logica, perché questa impostazione e questa logica riduce la sovranità dei cittadini, si fa sulla testa dei cittadini, perché si fa una cosa che manipola la Costituzione a fini strumentali, a fini di maggioranza, a fini di parte, a fini di governo.